Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con Michele Schirru di Lost in Tennis che mi è venuto a trovare. Abbiamo registrato dei video insieme. Seguitelo, iscrivetevi al suo canale, seguitelo su Instagram, è il minimo. E poi ragazzo, devo dire la verità, molto simpatico. E mi ha semplicemente non chiesto... Non parla, non abbaia. Sì, non dà fastidio, devo essere sincero, non dà fastidio. E devo dire... Ciao a tutti comunque. Sì, sì, benvenuto Michele. Diciamo, mi ha semplicemente chiesto, facciamo un video insieme. E io ti ho risposto. Come ti ho risposto? Vieni, esattamente. E io sono venuto e quindi contro risposta adesso lo aspettiamo in Sardegna, quindi a Cagliari sicuramente ci andrò un po' più riposato, perché in questi giorni diciamo sono stato molto carico tra tennis, padel, palestra e così via, quindi mi ha beccato in un momento in cui avrei voluto essere un po' più fresco fisicamente, però mi sono difeso, dai. Ma sì, che stai bene, sì, stai... Sì, sì. Ti vedo più comunque bello carico, dai. Sì, carico, stanco tantissimo ormai è un po' di tempo che YouTube, diciamo, è l'età, ragazzi, è l'età. Superati 40, io ne ho 41, lui è ancora sotto i 40. Diciamo, superati 40 è un po' in discesa. Bisogna allenarsi di più, resistere di più alla stanchezza, e mangiare meglio e tutte queste cose insieme non sono facili. Ieri siamo fatti una bella pizza, quindi sì, anche. Io ne ho mangiato una e mezza al mio solito. Anzi, un tempo riuscivo a farne due, oggi non più di una e mezza. Allora, abbiamo girato dei contenuti insieme, li troverete sia sul mio canale che sul suo canale. Quindi, ancora una volta, iscrivetevi al suo canale. Iscrivetevi al mio canale, lasciate like dappertutto qui su Instagram, TikTok, seguiteci, non si fanno sconti, cioè ragazzi, i social sono importantissimi, se ci volete dare una mano iscrivetevi e seguiteci, tanto è gratis, e se ci seguite, se guardate i nostri video significa che vi piacciono, altrimenti prendiamo, buttiamo tutto dalla finestra e smettiamo. No, quello no, io posso minacciare gli amici del Mystic, faccio solo padel al massimo. Oggi... Comunque non c'è riuscito a portarmi sul campo da padel, no, sì, avevate diciamo paura, però è stato, ci avevo pensato, ma purtroppo il maltempo è stato, ci ha condizionato, ci ha graziato per giocare a tennis, sì. Anche se faceva freddo ed era umido, devo dire la verità, però te padel non ci sono riuscito. La prossima volta in Sardegna, a casa sua, lo porterò a giocare a padel. Magari. Allora, cosa abbiamo? Noi ieri abbiamo giocato, oltre al tiebreak, insomma la sfida che ci hanno fatto in campo eccetera, abbiamo provato un po' di racchette. L'ho invitato un pochettino a entrare nel mio mondo, cioè a cambiare racchetta veramente ogni 4 palle. Sì, esatto. Per vedere un po', di provare a confonderlo, però devo dire che ha risposto bene, quindi secondo me è un bel contenuto, una sorta di maxi recensione. Ora prenderemo ogni volta una racchetta, lui dirà la sua e io dirò la mia. E vediamo se siamo allineati, sì, sì. Insomma, esatto, probabilmente sì, ma non è detto che su tutti i telai abbiamo la stessa opinione fondamentalmente. Esatto, tra l'altro ci sono delle novità assolute in questo video, a poco le prenderemo, le più succulente le lasciamo alla fine. E voi già sapete di cosa sto parlando, quel lì è un po' fucsia, ecco. Iniziamo, io direi, da una racchetta recente ma non recentissima. Sì. Vicor 98, cosa ne pensi? Come ti è piaciuta? Ma allora, la prendo in mano, la facciamo anche vedere, appunto... L'ho recensita anch'io sul mio canale insieme alla Vcore 100 per fare un confronto. Ieri l'abbiamo provata, ricordami con quali corde. Questa è una Kin 1.22 21-21. Ok, allora è una racchetta che tendenzialmente a me è piaciuta molto. È una racchetta che chiaramente predilige un gioco, diciamo, girato, sicuramente non lineare, nasce soprattutto per quello e sicuramente la risposta in campo c'era. È una racchetta che trovo comunque agonistica e che mi soddisfa molto grazie a questa nuova forma. Ho notato un notevole miglioramento sul servizio e comunque nei colpi anche da fondo che ti danno più stabilità, più potenza. Ti ho visto giocare molto bene su questo telaio, il tie break che abbiamo giocato l'hai giocato, sì, sì, l'ho giocato con questo qua. Tu hai già un gioco basato sulla potenza, sì. Secondo me questo telaio ha esaltato le tue qualità, non so se sei d'accordo. Allora, diciamo, ti dico la mia su questo telaio. Io sono un amante di Vcore 98 ed è una delle racchette che comprerei e probabilmente prenderò per quanto riguarda il mio gioco. Non la amo con questa corda su, ce la volevo provare perché questa corda nell'ultima versione è una delle mie preferite sulla vecchia racchetta. Ma era anche la prima volta che la utilizzavo, la Kin 1.22, su questo modello qui, e devo dire che l'ho sentita troppo elastica per i miei gusti. Cioè, la comprerei, mi piace molto, la sento comunque mia, però con una corda più rigida. Quindi è come se il telaio si fosse ammorbidito veramente non di poco. Questa è una prova proprio su parità di corda a corda rispetto all'anno scorso. Sento di avere necessità su questa racchetta di una corda più dura.
però mi piace tanto, mi piace veramente tanto. La palla gira, risponde con potenza. Non voglio dire che è una racchetta potente, voglio dire che risponde con potenza. Se la sai mettere, lei non ti trattiene. Spin gira molto molto bene, forse ha perso qualcosa sul colpo piatto, un po' in controllo l'ha perso rispetto all'anno scorso, però in generale ha guadagnato ancora più spin e un filo in più di uscita di palla. Sì. Questa secondo me è, diciamo, la storia di Vigor 98, ovviamente a breve recensione completa sul canale. Andiamo avanti. Via. Prossimo allora, candidato. Prossimo candidato, questa qua. Gravity MP. Inizia sempre tu. No, tu sei l'ospite. Io. Tu sei l'ospite. Prima iniziare sempre. Allora, io ho un debole per le head, sono un addomane fondamentalmente. Un addomane non l'avevo mai sentito. La Gravity ricopre un ruolo fondamentale nel mio cuore dopo la Prestige, perché tu l'hai utilizzata l'anno scorso la Gravity? Io vengo da una Gravity MP 360 Plus, che ho messo da parte per l'Extreme Tour, perché ho avuto una tendinopatia e il problema di questo telaio, o meglio del telaio precedente, era la carenza di spinta. Io li ho trovato un po' a regimi alti, la difficoltà di spingere, quindi avevo dovuto intervenire a livello sia di manico in cuoio sia di piombo sulla testa per aumentare l'inerzia. L'hai dovuta caricare di un 10-12 grammi, cambiato racchetta, diventata bestiale, però poi mi sono impaurito con la mia tendinopatia e sono andato su qualcosa di più giocabile. Quindi hai voluto cambiare direttamente. Quindi, venendo alla versione Oxetic, sicuramente questo inserto ha dato un pelo in più di sensibilità ad una racchetta che comunque gioca tanto di sensibilità, sì. Gioca tanto da classica, pur essendo comunque una concezione moderna di gioco, con questo piatto 100, si allontana molto da tipologia speed, per intenderci. Io la vedo un po' come se fosse una Prestige un po' più... Ma io ti dico questo, secondo me è la Prestige del terzo millennio e Ed non ha avuto il coraggio di chiamarla Prestige, ma di fatto secondo me, e poi ci sono delle tantissime somiglianze secondo me tra lei e Prestige MPL, però sì. Lei è più carica di Prestige MPL, nonostante la Prestige MPL sia un 300, lei è una 295, trovo che questa abbia più feeling, trovo che abbia più connessione con la palla, trovo che sia più seria, quindi per me lei è la Prestige leggera del terzo millennio, ma già l'avevo detto, ma anche la Pro, parliamo anche della Pro, della Tour, certo. Per me questa era la Prestige del terzo millennio e Ed non ha avuto l'ardire di chiamarla Prestige e di unificare le due linee per fare un qualcosa da 100 pollici che oggi, come dire, non è sdoganato come telaio da agonista. Quindi... Sì. Poi con l'estetica qui hanno fatto un lavoro eccezionale. Giusto, sono d'accordo, hanno fatto sexy davvero e finalmente non è più caramellosa come l'anno scorso, colori particolari. Io aggiungo solamente una nota, a me è piaciuta, è una delle racchette che comprerei e forse, diciamo, siamo in bilico tra lei e Vigor 98 più anche la Rafala 290, ultimamente mi ha messo un tarlo e anche lui ha scoperto il perché, ma ne parliamo dopo. Qui quello che non mi piace è come la forma del grip. Ieri facevo vedere a Michele che esco dal servizio e mi trovo la racchetta impugnata sempre più sopra perché il manico sotto ha uno sbuffo veramente grande, quindi dovrei prima cosa cambiare questa cosa qui. Seconda cosa, è vero che è una 295, non è una racchetta leggera, però qualche volta la bottarella, diciamo, di inerzia la senti che magari il telaio ti resta qualcosa indietro. È vicino ai 325 punti, non è sicuramente una 295 tipica, quindi occhio, non è una racchetta leggera, vale probabilmente in mano come una 305 moderna in termini di sensazione, in termini di spinta qualcosa meno, però è più una racchetta da spingere col tuo braccio che non da averci potenza assoluta. La potenza assoluta ce l'ha perché spinge, secondo me, ed è anche un bello spin, e per me ha un filo di controllo in più rispetto all'anno scorso. È una racchetta, comunque la possiamo equiparare alla Vigor 98 pur avendo 10 grammi però Vigor è più agile, Vigor è proprio da muovi meglio proprio, secondo me quello a parte il bilanciamento, ok, però c'è proprio meno inerzia lì ed è un filo più rigida. Questa invece, per quanto si sia comunque ammorbidita, questa è proprio più flessibile, più genere, qui senti qualcosa di Ed, senti qualcosa c'è tutto. Senti qualcosa del vecchio essere una head, ecco, quindi assolutamente poi è bella, ragazzi, cioè è fighissima, è veramente ottima. Figa, l'avvicino così vi rendete conto, finalmente la Gravity ha qualcosa di bello, ecco, come estetica. Il bicolore dava un po' fastidio secondo me, anche secondo me. Allora, pensioniamo, mettiamo
mettiamola qui dietro. ProStaff 97 L, questa è la versione leggera. Sì, che tra l'altro abbiamo provato anche la 97. Sì, sì, qua. Le prendiamo è tutte qua, e due. Prendiamole tutte e due, dai. Così possiamo fare un confronto, diciamo. Allora, esteticamente possiamo dire che fondamentalmente sono identiche. Sono identiche, no? Qui hai un millimetro in più di spessore. Di spessore. Allora, vi dico, ho iniziato la nostra sessione ieri proprio con la 97, la sorella maggiore, e nel mezzo ho giocato con la 97L. Sicuramente la differenza sostanziale la fa il peso, che non è poco, sono quei 15 grammi, giusto? No, 25 grammi. Perché 3,15 su 2,90. Diciamo che con questa ho percepito di avere le stesse sensazioni, o quasi le stesse, a livello di feeling ProStaff, okay, che ho sentito con quella, con la 97, quindi da 315 grammi, ma con una semplicità maggiore. Cioè, un po' mi sembrava di avere a volte anche un giocattolino, sì, uso sì, questa parola, no? Però un giocattolino a cui tenere e prestare attenzione, perché hai un piatto comunque 97, la stecca è sempre dietro l'angolo, ciò significa che devi essere atleticamente un giocattolo tecnico, mettiamola così. Sì. Vabbè, quello che voglio aggiungere io sulla 97L è che io non sono un amante della 97L, però è una racchetta che comunque ti fa giocare, secondo me, molto bene. Io mi chiedo, cioè, chi è il giocatore che compra una 97L? Io. Cioè, io oggi, per esempio, con la commistione tra tennis e padel preferisco un telaio decisamente più leggero, ed è il motivo per cui mi piace la Vigor 98, per esempio, perché è agile. Mi piace quella 97L, però le sento che manca un po' di massa rispetto ai 300-305. Perché? Perché sento che quando, per esempio, ti arriva qualcosa di un po' più pesante addosso, non hai la massa per appoggiarti sul colpo, e lì ti devi ricordare di andare sempre a braccio un po' più ignorante, sì, che non significa spingere a tutta, ma significa darle qualcosa. E per questo motivo chiaramente la 97 corregge quel tipo di massa lì, però è anche vero che la velocizzi meno, perché lì, se sei in comando, è vero che la palla non pesa tantissimo, però è veloce, sì, e prende un buono spin. Assolutamente. Quindi secondo me c'è materiale, chiaramente arriveranno recensioni complete anche di queste. A me piacciono tutte e due. Se dovessi sceglierne una, paradossalmente andrei sulla 97L. Okay. E sapete che in passato non è stata la mia racchetta preferita, avrei sempre preferito la 97, ma oggi, con un po', diciamo, di allenamenti cambiati, una vita più stressante, sono sempre paradossalmente più stanco, comprerei la 97L. Tenendo presente che poi lì siamo arrivati, qui possiamo ancora qui non è che sei arrivato, qui puoi continuare, però tu rischi pericolo. Dipende da che giocatore sei. E poi dobbiamo vedere quando e se arriverà la 3,40 di questa. La Rogeriana, perché, come dire, Roger, anche se non gioca, ditecelo dire qui sotto nei commenti. Secondo voi Roger trascina ancora tanto pubblico e Wilson prenderà questa strada? Tu sei convinto di sì? Se tirano fuori un'altra RF, tra l'altro devo spegnere il telefono lì perché sennò arrivano le notifiche, le venderà, anche se Federer gioca o non gioca. Federer fa vendere anche se anche in panchina, anche in Svizzera, col sigaro e il brandy. Dai, posiamo queste qui, via, avanti il prossimo. Tolgo un attimo la suoneria lì. Tra l'altro, pubblicità occulta, guardate qua un po' la maglietta Lost in Tennis. Andiamo avanti. Cosa viene dopo? Allora, io le due Rafa le lascerei alla fine, perché gli amici che sono ingordi, spoiler, le due Rafa dopo, alla fine le mettiamo qua. Questa tu non l'hai provata? Questa è la Pure Aero col manico stile XL, con stile e manico Rocco Siffredi, okay. Che non solo è grosso, ma diciamo, dove sta andando questo canale? Cioè, scusate, questo canale OnlyFans, OnlyPans, soprattutto OnlyPans. Cioè, ragazzi, allora, questa l'ho provata io, tu ieri non l'hai provata. Allora, io ho provato la Pure Aero 98 di questa edizione, invece sì, questa è una 100. Questa è una 100 con lunghezza maggiorata, la XL. Ok, siamo a 71, 70? Siamo a 70 centimetri, se non sbaglio. Okay. 69,98 dovrebbe essere. E devo dire che rispetto alla versione 100, da 300 grammi con lunghezza standard, lei ha un'inerzia di 10-12 punti superiore, forse anche 15. E ragazzi, Spinge come una bestia, assatanata proprio. Mi aspettavo che ingombrasse qualcosa in più, in realtà io non ho un particolare feeling con le racchette XL, non mi piacciono da impazzire, preferisco, diciamo, racchette tradizionali come lunghezza, però in questo caso questa XL mi è piaciuta molto, perché
l'ho trovata, non dico agile, però l'ho trovata pronta nel modo in cui si muoveva, non pesantissima in assoluto, ma veramente potente, e poi di fatto rimane 300 grammi comunque. Sì, rimane 300 grammi, diciamo, ha un pattern comunque leggermente più chiuso rispetto alla Pure Aero Rafa, non la Origin, la Rafa normale, e quindi ha un po' più di controllo. Una racchetta secondo me proprio da spinta, da chi non chi vuole strappare di braccio, da chi vuole giocare fluido e avere maggiore leva, quindi la racchetta ti sta lontano, palla pesante, quello che sia. Secondo me questo ha senso, veramente senso, però recensione con calma, perché arriveranno prima, diciamo, le Rafa. È un impegnato, ragazzi. Raga, padel, tennis, palestra, famiglia, editing video, rispondi ai commenti, accogli Michele anche. No, avevo dire, lui è quello che lo dobbiamo fastidio. Ringraziare. No, che ringraziate quest'uomo, ma questo che santuomo. Ma che santuomo, ma il padre Pio. C'ha le stigmate, guardatelo. Sì, no, quelli sono i calli, non sono le stigmate. E allora, Michele, okay. Questa qua, che la tu Barn. Volevi provarla. Sì, ero molto curioso di provarla, perché anni fa ci ho giocato per qualche mese, era la versione Canterville, quindi quella con le bande arancioni. Era una racchetta che avevo apprezzato per la sua semplicità di accesso allo spin. Nuovo modello, l'ho apprezzato, ma gli manca, secondo me, un po' di personalità. Cioè, l'originale... nel senso che l'ho trovato un po' voler emulare una scia babolattiana, e l'originale resta l'originale. Però per chi vuole la profilata e non vuole uscire da Wilson, perché tu sai che Wilson Chiaro. Ha un suo pubblico molto molto forte, è la soluzione, sì, è certo. La soluzione, ed è una soluzione potente. Questa sì. È una racchetta potente. Sì, perché hai comunque, se vuoi il paragone, ecco, Ultra Pure Drive, Pure Aero, sicuramente Barn. Accesso allo spin facile, gioco semplice, una 300 grammi... Però questa è diciamo, massiccia, non è leggerissima in mano. Sì. È solida. È bella grossa, quanto è? 25? No, parte 21 e mezzo, ah, 22, standard, okay. 20, sì, si ingrossa, sì, si ingrossa più verso il cuore e poi dopo si riduce verso la testa, tipico di ogni racchetta profilata, però diciamo che come inerzia è consistente, non è bassa. A te è piaciuta? A me piace, è qua, mi piace perché... Poi vi dico anche il perché. Perché in un mercato che propone racchette a 300 euro ormai, questa è una scelta che praticamente è vero che magari tu dici, ma sì, è come Baba, sì, ok, però questa ti costa quasi 100 euro meno. Stiamo parlando di un prodotto che tra prezzo di uscita, sconto già applicato dai seller, soprattutto da Tennis Point con il mio codice ACP Fabio10, mi raccomando, diciamo che questa costa 150 euro. E oggi con 150 euro cosa compri? Usato. Esatto. Ed è un ripiego? È un ripiego, no, o è una racchetta? No, è una racchetta che ha una sua identità, tra virgolette, che io... Confusa come nel mondo delle profilate, perché diciamo nelle profilate diciamo, l'identità è sempre un po'... Però sai, la VCore 100 non l'abbiamo provata, no, però perché profilata... l'ho dovuta già restituire agli amici di Tennis Point. Perché ecco, ragazzi, la VCore 100... raccontiamola questa cosa, perché vai. Molti pensano, come dire, che le racchette... Noi siamo carichi, ieri mi mandano un messaggio, regalami una racchetta. Sì. E io chi sono... Il sultano. A me arrivano tutti i giorni. Ragazzi, le racchette si restituiscono. Probabilmente tra tutte, Michele sul suo profilo vi farò vedere tanti video in cui c'ho cataste di racchette, sì. Eccetera. Ma sono racchette. Abbiamo il backstage. Esatto, sono racchette in prestito. Le racchette si restituiscono. Per cui anche io e anche Michele, quando dobbiamo comprare delle racchette e ne devi pagare 300 euro, ragazzi. Racchette 300 euro sono soldi, per cui uno, scegliete bene, sì. Non andate a fare scelta solamente di cuore, metteteci un misto testa e cuore, dai, quando scegliete, sì. Una racchetta. Due, se c'è un telaio, soprattutto magari per fare una stagione agonistica, che vi permette di fare con 300 euro un acquisto di una coppia di racchette seria, sì. Potente, massiccia, è da valutare. Secondo me è il motivo per cui Burn, che poi a me personalmente piace, ha tanto senso. Perché costa poco, perché Wilson non ha dei testimonial, diciamo, da retribuire su questo telaio qui, e quindi viene c'erano fuori... C'erano i Shikori che lo utilizzava come job. Sì, adesso. Però adesso c'ha Ultra, se non sbaglio. Ah, ha ragione. Sì, adesso è cambiato... Sì. Diciamo che ci sono palleggiati un po' di telai nella serie Burn Ultra. Io pensavo così. Che Burn non uscisse più dopo... No, invece no, dal no. Nulla.
nulla. Wilson Auburn la tiene anche perché ha un progetto che comunque funziona, ha degli aficionados che non vogliono altro. È anche vero che però gli aficionados Wilson sono soprattutto sulla Auburn, la prima versione che uscì, la nera, che aveva addirittura un bilanciamento a 33, rigidissima, una spranga, però piaceva. E lei nel tempo ha mantenuto un poco quel tipo, diciamo, di atteggiamento lì, una racchetta più spranga rispetto alle varie profilate. E secondo me, raga, 150, 160, 155 euro per me non si batte. Onesto, cioè, se il budget è quello, non ci sono altre scelte. O altrimenti c'è l'usato, però. Oppure l'Artengo, sì, dipende. Diciamo, dipende, bisogna capire anche quali modelli. Diciamo, non ne facciamo un discorso di marca, ma ne facciamo un discorso di necessità e di prestazione che vi serve. Va bene. Burn io me la compro quasi. Ci ha fatto bruciare, dai. Anzi, Tennis Point, questa me la regali. Fai due, dai, mandala anche a me. Fai tre. Un paio, diciamo, almeno me ne servono. Allora, questo lo appoggiamo qua, perché sennò esco con la faccia color puffo. Tanto c'è qui la maglia con il logo Lost in Tennis. Eccola lì, hai visto? Che è stato un gentile presente. No, diciamolo, perché oltre la maglietta che potete acquistare tutti e sostenere il canale, gli ho portato al caro Fabio anche una parte ancora più apprezzata di Sardegna, dire. Pizzico, no? Di Sardegna, bel pecorino con la salsiccia, adesso ci facciamo il banchetto. Esatto, adesso c'è il banchetto, lo vendiamo qui fuori a fette, così recuperiamo i soldi per finanziare il video. Arriviamo allora, ai pezzi grossi, io direi da iniziare. Secondo te qual è più interessante delle due e la teniamo alla fine? Allora, onestamente, se devo dire più interessante ai fini commerciali, ai fini dell'hype, non può che essere la Origin. Allora la teniamo alla fine. Parliamo della Rafa e inizia tu, perché io ti ho visto molto molto bene con questa racchetta. Allora, mi ha piacevolmente colpito, perché avevo utilizzato una Pure Iron in precedenza, ma l'accento, non la Rafa, è da 300 grammi, e questa invece è una 290, che non mi fa impazzire dal punto di vista estetico, perché comunque onestamente non lo so, a me piace. Partiamo con questo. A me piace un botto. A te piace molto. Sì, non lo so, io fucsia è uno dei miei colori preferiti. Ok. Io sono più tendente allo stile classico, gravity, nere. Mm-hmm. A me piace molto più quello stile lì. Però, al di là di tutto, l'estetica non fa una racchetta, non fa solo. Così, tienila così, perché sennò me la metti in faccia. Ecco. Eccolo così. Qua, scusa. L'estetica non è tutto in una racchetta, le sue qualità sono state secondo me notevoli, mi ha colpito la sua facilità di gioco, ma allo stesso modo la sua capacità di essere anche agonistica. Scusami, la senti 2,90 come la 2,90? Oppure... No, volevo arrivare lì. È una 2,90 che non gioca da 2,90, cioè la ProStaff 97L è una 2,90, la senti che è un po' giocattolino. Questa no. Hai tra le mani un telaio che ti sembra tranquillamente una 300 o forse più, perché ha un'inerzia sicuramente che lo permette, diciamo così, un'aerodinamica che ti fa muovere nell'aria il telaio in un certo modo. E un pattern largo che fa un lavoro della Madonna, secondo me, sullo spin. Non solo top, perché a te, ricordo bene, è piaciuto lo slice. Molto lo slice. Un'uscita di un taglio molto netto, sì. Però te lo fa giocare anche più male, cioè te lo fa lavorare, cioè questa grande dote, ti fa lavorare la palla, che secondo me è grande dote per un telaio che comunque nasce con lo spin. E devo dire che tendenzialmente a me Babolat fa un po' paura a volte per le sue rigidità. Mm-hmm. Io non l'ho sentita così tanto rigida. Esattamente. E questa non ha sistemi di antivibrazione, come dicevo nell'anticipazione, qui si muore da eroi. Ma anche su questa versione hanno tolto il dampening. Sì, non c'è qui, vedi, c'è il woofer, c'è FSI spin. Sì. E poi l'aeromodular, quindi non manca l'indicazione del Cortex delle varie versioni, quindi non c'è. Okay. E quindi questa qui, di fatto, se vogliamo proprio dirla per com'è, questa è una pure aeropolarizzata, perché mm-hmm. il fatto di avere bilanciamento a 33, peso 2,90, in realtà peso manico 33 è... incordato o 33? No, incordato è 34. Cavolo! Tu avresti detto che questa era 34 incordata? No. Assolutamente no. Che è un telaio che comunque la sua massa ce l'ha, è splittata tra testa e manico, con più, diciamo, più testa che manico, però la senti che
si piega e poi funziona, cioè esplode proprio bene, non è strarigida. E ancora una volta dico, ma perché Bablat dichiara 73 quando in realtà le rigidità non sono 73? Non è la prima volta che capita, anche con la Pure Aero 98, diceva 74, ma in realtà... Drive 98. Sì, 74, ma in realtà era più bassa, era tipo 68, cioè ragazzi, parliamo di tanti punti in meno. Ma per chi si ferma ai numeri possono essere veramente repellenti, cioè nel senso che io leggo lì, no, neanche la provo. Sì, sì, esatto. A me ha fatto quell'effetto. Comunque, questa la metto insieme alle altre due che comprerei. Forse a chi la consigliamo? A chi la consigliamo? A chi prima utilizzava la Rafa o a chi prima utilizzava la Pure Aero 2016, perché somiglia molto alla Pure Aero 2016, la giallona, la fluo, gialla e nera, che era la più pesante, cattiva, rigida, eccetera. Rigida chiaramente per un braccio, capiamoci, la rigidità bisogna saperla tenere di braccio. Se non hai problemi al braccio e la incordi in maniera coscienziosa rispetto alle tue capacità e alle tue necessità, non ti fai male, quello è. Non è che una racchetta nasce ed è nociva rispetto a livelli, necessità, prestazioni e diciamo competenze tecniche. Esattamente, se giochi dall'altro ieri e compri una Pure Aero semplicemente perché ti piace mettere un poco di spin, probabilmente ti fai male, so ancora di più se la vai ad incordare con un mono come farà 27 kg. Esattamente. E le richieste, ragazzi, messaggi che arrivano, penso anche a te, a me arrivano un sacco di richieste strane del tipo: ho incordato 26-25, mi fa un po' male il gomito, che racchetta mi consigli? Che corda era? Luxion 4G? No, ma al di là di quello, voglio dire, se non è un multi a 26-25 ti stai facendo del male. E ora veniamo a quella che è un po' un ragionamento particolare. Tieni, Madonna, tieni. Il blocchetto. Esatto. No, vabbè, allora diciamolo, il blocchetto in realtà non è una questione di Pure peso. Pure Aero Rafa Origin. In tra parentesi, non è una questione mai di peso statico, perché è 3,17 il peso statico. Quindi è un peso 2 grammi in più di una Pro Staff 97 o Pro Staff X o Gravity Pro. Con bilanciamento a 33 nudo, quindi fino a 34 incordata. E quello è il vero problema, perché fa aumentare sicuramente di molto l'inerzia. Siamo a quanti? Questo telaio qua è 372 punti. Quindi per capirci è una, sono delle caratteristiche da pro, tant'è vero che hanno, questo dicono, riportato le specifiche di Rafa sul telaio. Quindi tutto questo... tranne la rigidità però, perché sebbene questa diciamo... pensi sia più alta o più bassa? Quella di Rafa è un po' più bassa, gli addetti ai lavori, amici, diciamo, ben informati, eccetera, eccetera, mi hanno scritto in tantissimi per dirmi: guarda che quella di Rafa è leggermente più elastica. Avete ragione. Che ci può stare. Che ci può stare, però qui diciamo che hanno dato magari un po' più di potenza ulteriore ad un telaio che somiglia molto a quello di Rafa. Le specifiche generali sono quelle, magari la rigidità può essere differente, ma il concetto della racchetta di Rafa è questo qua. Io ho avuto la sensazione di giocare con una Pro Stock. Nel senso che comunque anche a livello costruttivo, a livello di impatto sulla palla, mi ha dato un po' una sensazione di avere una pienezza di telaio che è solo in determinati telai, un autotreno. Sì, poi non perdona, cioè la racchetta ingombra nell'aria, è difficile da muovere. Questa è una racchetta che tu l'hai definita da cimelio, è da allora, collezione. Ti faccio tre domande. Qual è stato il colpo migliore che sei riuscito a giocare con questa racchetta? Probabilmente il dritto. Peggiore? Rovesciano a mano, assolutamente. Non riuscivi a muoverlo? No, stack è pure un piatto a 100. Esatto, io pure ho avuto grossi problemi. E la terza domanda è: stamattina la spalla come va? La spalla si fa sentire. Anche la mia. Anche la mia. Sì. E ci abbiamo giocato forse 15-20 minuti a testa ieri. Sì. Cioè, provando diverse racchette. Assolutamente. Ma questa, ragazzi, è... cioè, la dovete appendere così. Sì, esatto. La mettiamo qui, vedi che diventa pure fluo. Ed è una racchetta, secondo me, una racchetta da giorno da eroe. La realtà è quella, si tira fuori per divertirti, per vedere com'è, eccetera, eccetera, però giocarci secondo me è impossibile. Ecco, domanda di tutte le domande, la usiamo come microfono. Esatto. Wilson ha fatto l'RF da 3,40, Bablat ci ha dato la Pure Aero Origin, Head cosa farà? Ma Head deve fare la racchetta di Djokovic per forza. Cioè, secondo me è anche tardi, dal punto di vista del marketing, non averla fatta quando lui chiudeva al numero uno costantemente, da numero uno, eccetera, eccetera, è forse stato un errore. Farlo adesso che Novak comunque, non dico che è vecchiarello, perché Novak si difende ancora benissimo, ma non è vecchio nemmeno Rafa, però siamo più probabilmente sulla via del tramonto, con giovani che escono, che sono più difficili da battere, e probabilmente Alcaraz riceverà la sua racchetta con la firma tra
meno di un anno, secondo me. Sono d'accordo. Secondo me. Però c'è da dire una cosa, che su questo tema, che è la grande menzogna delle case produttrici, è che molto spesso, come nel caso di Novak, non usa realmente una Speed. Quindi la Head, come giustifica una racchetta intitolata a lui se non esiste sul mercato? Questo è un problema. Questo è un problema, secondo me ci dovrebbe essere un atto di coraggio nel dare almeno lo stampo, almeno quello stampo di voglio capire che si cambino le, diciamo, le specifiche, perché non puoi dare le stesse specifiche come è stato fatto nel caso di Rafa, questo è un caso particolarissimo, o quello di Roger, però sappiamo che Roger utilizza un bilanciamento più alto ed è assurdo giocare con 340 grammi con un bilanciamento a 32,5, perché chi ce la fa? Cioè, chi ce la fa? Siamo sugli stessi livelli di inerzia, forse qualcosina meno, ecco, siamo alla 3,60, 3,55 probabilmente. Però almeno lo stesso mold sarebbe una cosa carina. Riportato, in Ed non mancano gli ingegneri e la capacità di fare una racchetta del genere verso un po' le necessità del pubblico di tutti i giorni. Che, voglio dire, secondo me il concetto Gravity MP non è sbagliatissimo, ecco, come racchetta, e probabilmente è quello un po' più vicino a, è quello un po' più vicino a scassare niente, eh? Probabilmente è un po' quello più vicino alla racchetta da tutti i giorni intitolata a Novak. Ora, che cosa può essere? È un ex stampo Radical modificato, rimodificato, eccetera eccetera. Ok, Ed ce l'ha in casa una riedizione di una Radical Liquid Metal con schema diverso, lo si può ma fare. Fatto anche 300 grammi o 295 grammi come era quella racchetta lì, ma secondo me è gran cosa. Anche che secondo me è un peccato che negli anni poi Ed abbia perso lo stampo originale della Radical MP. Beh sì, la Radical si è trasformata. Però io la farei 16-19, perché oggi 18-20 sarebbe veramente molto poco richiesta. Ah, su quello non ci piove. Il 18-20 ha un mercato ormai veramente di nicchia in ogni casa produttrice. Cioè è rimasta la Gravity che le fa due versioni, pochi altro c'è che fa il 18-20 ormai. Wilson su qualcuna, qualcuna sul 6-1, però solo nella versione Pro Labs, quindi nelle Pro Stock praticamente. Le Blade anche. Blade 18-20, e ci sono gli afficionati delle Blade 18-20 che non le mollano, così come ci sono quelli che giocano con le Prestige MP, le vecchie Prestige MP, oggi si chiama Prestige Pro 18-20 e non le mollano. Diciamo che è un mercato però veramente ridotto. Sì, un mercato fatto soprattutto di persone che utilizzano magari un ibrido, un multifilo, perché non sono old school. Old school, esattamente, che sono rimasti magari con un gesto. Come noi o più vecchi di noi anche. Eh sì, diciamo noi non siamo vecchissimi ancora. Nonostante doloranti e acciaccati. Diciamo, a me dopo 4 giorni diciamo di intensivi, ma 4 giorni consecutivi, perché poi ho riposato solamente a Pasqua, ma prima ancora c'erano dietro 6 giorni consecutivi, quindi non so te, io sono un po' stanchino, come disse Forrest Gump. Però non mi fermo. Allora, Michele, tiriamo le somme. Se dovessi scegliere una, dovessi comprarne una tra tutte quelle che abbiamo visto, quale prenderesti? Allora, prima vi ho dichiarato il mio amore verso la Ed e la Gravity. Sarebbe dirvi una cosa scontata scegliere quella. Onestamente forse farei un passo un po' fuori dall'ordinario, mi prenderei una pura Aero 290. Anche Rafa, tu? Sì. Ieri hai giocato molto molto bene e ti ho detto hai fatto un cambio di passo sui colpi appena la prendevi. Un metro più profondo, comodo, giocando fluido, ma anche io la sento bene 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 questa racchetta. Non costa poco perché sono 300 bombe. Oppa, sta cadendo. Però 300 bombe che col mio sconto tutta in Point ACP Fabio 10 diventano 270. Anzi no, bisogna vedere qual è lo sconto già applicato da Tennis Point, magari anche meno. E torniamo verso prezzi umani. Però devo essere sincero, è questa cosa. Quindi mi ha detto ieri ripartito per la VCOR 98, hai cambiato idea. Diciamo che ci gioco alla stessa maniera con tutte e due. La differenza, ti dico quale prendere io tra queste. La differenza tra Pure Aero Rafa e VCOR 98 secondo me è più nel fatto che con la VCOR 98 hai più agilità, più velocità per arrivare sui colpi, cosa che mi aiuta sicuramente con il rovescio, perché spiegavo a Michele ieri, giocando più a padel oggi la necessità di avere un telaio non particolarmente pesante in mano è importante, perché comunque diciamo la commistione tra tennis e padel ti ammazza alcuni colpi.
ok? E alcune movenze, per cui per mia scelta personale andrei comunque su un telaio non particolarmente pesante. Devo dire che più l'aero Rafa con 330 punti di inerzia io non li sento, cioè come se non ci fossero qua sopra, e se avessi dovuto dire che inerzia c'ha questa racchetta io avrei detto 3.18, 3.20 al massimo, non avrei detto 3.30. È una racchetta che ti va così in aria, così massiccio, gestisce così bene lo slice, che poi è il colpo che tutti noi utilizziamo quando ci caghiamo sotto in campo fondamentalmente, la realtà è quella, e quindi è il colpo che ti va a salvare, diciamo che ti mette un tallo in testa. Comunque diciamo tra queste, primo posto io metterei più l'aero Rafa da 290 grammi insieme a Vicor, da decidere quale tra le due, e subito dopo metterei la Gravity, che mi è molto piaciuta. Al terzo posto ci metterei Pro Staff 97 L, però di lato, cioè al di fuori di questa classifica, vi dico, con 150 euro vado sulla Burn, quindi se non voglio spendere vado sulla Burn, e comunque ho qualcosa di più raro, qualcosa di Vicor 98, è un telaio comunque completo. Sì. Sei d'accordo? Sono d'accordo. E ci mancherebbe altro. Hai visto? Alla fine siamo arrivati a un punto di incontro. Esatto. Ok, Michele, è stato un piacere fare questo video con te. Ci vedremo presto in Sardegna sicuramente per fare attività. C'è il volo tutti i giorni adesso, Cagliari-Napoli. Cazzo, non hai scusa. Bello, bello, Cagliari-Napoli. Cagliari-Napoli è un volo che prenderei tutti i giorni. No, quasi quasi mi trasferisco in Sardegna. Tutta l'estate, tutti i giorni. Per me sarebbe perfetto, perché sarebbe il punto di congiunzione tra Barcellona e Napoli. Hai visto? Quindi sarei proprio nel mezzo, un'ora per arrivare a Barcellona e un'ora per arrivare a Napoli. Esatto. Dove mi divido tra tennis e padel, quindi sarebbe perfettissimo. Ok, Michele. Grazie Fabio, grazie, è stato un piacere. Ragazzi, ovviamente iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Michele, lasciate un like sia qui su YouTube che su Instagram e TikTok, seguiteci e soprattutto divertitevi. Buon tennis a tutti ragazzi. Ciao. Ci vediamo al prossimo video.